Un solo minuto a mezzanotte, manco ormai pochissimo. iPhone da pensionare? Pronto. Apple Watch per il countdown? Pronto. Tisana della buonanotte da usare subito dopo l'ordine? Pronto. Ci sono. Ci siamo. È il momento. MediaWorld.it. Vai. Apple 256 giga originale. Allora, vediamo. Oggi iPhone X, poi ho appuntamento con iPhone X e poi direi ancora iPhone X. Vale, un caffè d'orzo e un iPhone X, per favore. Jamiroquai su Radio Number One. Allora, oggi è il giorno di iPhone X. Vale, posso avere un altro caffè che è un iPhone 10? Dai, semaforo, per favore, dai! Dai! Ok, il posto dovrebbe essere questo. Ci siamo! Buongiorno, signor Gestardi. Buongiorno. Sono qua, iPhone 10. Perfetto, io lo vado a prendere subito. Grazie mille. È venuto il momento di unboxing iPhone X. Dunque, iPhone X nella sua versione da 256 giga, vediamo cosa c'è dentro la confezione prima di vedere il telefono da vicino in tutta la sua bellezza. Allora, come nelle precedenti versioni delle confezioni di iPhone, all'interno le cuffiette, sono gli earbud che conosciamo, il caricatore non è il più veloce disponibile, sapete che volendo potete accelerare il tempo di ricarica di iPhone semplicemente utilizzando il caricabatteria, ad esempio, che è in dotazione con iPad, oppure quello dei computer dei Mac. E poi il cavo con la USB tradizionale e la Lightning port dall'altra parte. Devo dire che questa scelta un po' mi sorprende, perché mi aspettavo un cavo con una connessione USB Type-C, visto che questa è la connessione che ormai hanno tutti i computer Mac. Vediamo a questo punto da vicino il nuovo iPhone X in tutta la sua bellezza. Ecco! Vi mostro subito uno dei dettagli molto interessanti della facilità d'uso di iPhone in generale e di questo iPhone X in particolare. Quando accendete il vostro nuovo iPhone, se avete un iPhone nelle vicinanze, avviare il passaggio dei dati da un telefono all'altro è facile quanto fare questo tipo di azione. Il primo elemento che trovate di novità nel nuovo iPhone X è il Face ID. Se ne è parlato tantissimo, riconosce i gemelli oppure no, si può attivare e disattivare da sveglio, da addormentati. La prima cosa che dovete fare è partire con la configurazione del Face ID, che viene guidata dal software del vostro iPhone. Ecco come configurarlo. Bisogna essenzialmente fissare il telefono, viene inquadrato il proprio viso e viene essenzialmente chiesto di completare un cerchio con un movimento della testa. E ancora la richiesta è quella di completare un altro cerchio sempre con una scansione della testa. E il gioco è fatto. La scansione del telefono per la configurazione del Face ID è completata. Il funzionamento del nuovo iPhone X è relativamente semplice. Uno swipe su questo lato attiva le notifiche, mentre quello sul lato opposto attiva il centro controllo del telefono, che anche in questo caso funziona con la pressione, quello che è il 3D Touch che abbiamo già conosciuto su altri prodotti. Anche lo sblocco del telefono è facilissimo. Quando aprite tante applicazioni, uno swipe dal basso vi permette essenzialmente di tornare nella schermata centrale. Ve lo mostro ancora, è davvero molto semplice e molto intuitivo. Quando volete invece entrare nell'attività multitasking, basta fermare lo swipe che avete attivato. Ve lo rimostro ancora una volta: con uno swipe dal basso fermate il movimento del vostro dito e a quel punto avete la possibilità di accedere a tutte le funzionalità
che conosciamo bene. La fotocamera, questo è un altro aspetto importante del telefono, perché in questo caso vi permette di utilizzare la modalità portrait anche con la fotocamera anteriore, e questa è una delle caratteristiche speciali di questo nuovo iPhone X. Torneremo nei prossimi giorni a parlare di iPhone X e a scoprire tutte le sue caratteristiche particolari, ma vorrei concentrarmi per qualche secondo su una in particolare, quella cioè degli animoji. Quando voi scattate, scrivete anzi un messaggio, basta un clic sul pulsante che vi porta all'iTunes Store per iMessage per accedere agli animoji. A questo punto, sollevando il telefono e scegliendo l'animale che volete vi impersoni, siete in grado di registrare dei messaggi con una delle identità che sono a vostra disposizione. Ciao Antonio, sto facendo una registrazione da Media World con cui sto provando i nuovi animoji. Magari non lo utilizzerete tutti i giorni, però è un sistema davvero molto divertente e innovativo per sfruttare il potenziale del processore del nuovo iPhone. Sto abituandomi allo sblocco del telefono senza il pulsante centrale e senza il Touch ID, e devo dire che funziona praticamente sempre senza alcun tipo di problema. Basta sollevare il telefono, metterlo vicino al volto, fare un movimento dal basso verso l'alto del dito e voilà, siete pronti ad usare il vostro smartphone. Torneremo a parlare di iPhone X nei prossimi giorni. E allora appuntamento ancora qui nello spazio di Mr. Gadget. Vabbè, ho finito. Io prendo il telefono, lo metto nel pacchetto e vado a casa. Auf Wiedersehen!